La lotta per le investiture fu una lotta di potere tra papato e Sacro Romano Impero che durò dal 1073 al 1122. La controversia riguardava il diritto di investire, cioè nominare vescovi e abati. Il contrasto iniziò quando, nel 1059, il Papa Niccolò II intraprese una nuova politica religiosa. Proclamò che nessun laico, compreso l'imperatore, potesse interferire nell'elezione del pontefice, che sarebbe stata affidata esclusivamente al collegio dei cardinali e dei vescovi. Papa Niccolò II condannò la pratica dell'investitura dei vescovi da parte dei sovrani, così come era iniziato dal precedente sovrano Ottone, negò ai laici la facoltà di amministrare i sacramenti della Chiesa. L'imperatore Enrico IV, al contrario, sosteneva che il diritto di nominare e investire i vescovi fosse un suo diritto e Papa Gregorio VII nel 73 si scontrò apertamente con l'imperatore, sostenendo che fosse invece di sua competenza e realizzò il Dictatus Pape, cioè un documento redatto nel 1075 che conteneva 27 proposizioni dove il papato romano rivendicava per sé ogni potere, sia in campo ecclesiastico sia in campo politico, e scomunicò Enrico IV. Enrico IV invase l'Italia e depose Gregorio VII in risposta al Dictatus Pape. Ma Gregorio VII, che riuscì a riprendere il controllo di Roma, morì in esilio nel 1085. La lotta per le investiture si concluse con il Concordato di Worms nel 1122. Il concordato prevedeva che l'imperatore avrebbe rinunciato al diritto di investire i vescovi con l'anello e il pastorale, simboli dell'autorità spirituale. Tuttavia, l'imperatore conservava il diritto di veto sulle elezioni episcopali. La lotta per le investiture fu una tappa importante nello sviluppo della Chiesa cattolica, perché ha contribuito a stabilire l'autorità del papato sulla Chiesa e ha contribuito a separare potere religioso, quindi potere spirituale, dal potere temporale.